Vediamo che cappuccio è pronto. Andiamo a bere il cappuccino. Lui mette la mano, come fai a farmi? Complimenti per la vittoria. Ah, era meglio che lo prendevo, vedi. Chissà chi l'ha vinto. Lui mette la mano. Non è stato corretto. Ricordati di noi. Se l'ha fatto apposta per la moglie, te la fai. Posso chiedere come si chiama? Luigi. E come ha saputo della vittoria? E degli amici mi hanno mandato un WhatsApp. Stanotte o stamattina? Stamattina alle 2. Quindi lei è andato a dormire e l'hanno svegliata, insomma. No, la verità l'ho visto stamattina alle 5 quando mi sono svegliato per venire a lavorare. Ma sinceramente pensavo a uno scherzo. E invece era vero. Sì. Lei non ha idea ovviamente di chi possa essere stato. Di sicuro no, è un cliente, perché la vendita è dei locali, non è una zona di passaggio, i biglietti li comprano solo clienti, perciò è un cliente abituale, questo di sicuro. No. Questo bar da quanto tempo è aperto? La nostra famiglia da 50 anni. Quindi ce l'ha sempre avuto la sua famiglia, quindi i suoi genitori e poi lei? Sì. Quindi è aperto nel 1974? Era già aperto prima, noi l'abbiamo rilevato nel 74, i miei genitori. E avete avuto altre vincite in passato? No, di questo tipo assolutamente no. Cose normalissime della quotidianità, niente di simile o che si avvicinasse a qualcosa del genere. Anche perché poi se non te lo dicono i clienti non lo sai. Certo. Dopo una certa cifra. Grazie mille. Prego, grazie a lei.